Intanto avverto che l'emendamento Lombardi 9.184 è stato ritirato. Costantino. Kronbichler. Mi pare che ora ci siamo. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo a 9.143 Dieni. Onorevole Baroni, prego, a lei la parola. La figura di direzione apicale degli enti locali necessaria al fine di garantire l'efficiente funzionamento e il buon andamento dell'azione amministrativa nelle realtà di minori dimensioni è a fortiori necessaria negli enti di più elevate dimensioni, in cui la maggiore complessità dell'apparato amministrativo ha bisogno proprio della presenza di professionisti reclutati per concorso pubblico, in armonia con l'articolo 97 della Costituzione, a mezzo di criteri complessi e selettivi. Negli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dunque, la presenza di una figura a nomina fiduciaria e non per concorso può considerarsi in armonia con il disposto costituzionale e con le effettive esigenze della più complessa macchina amministrativa solo ove venga rimessa la facoltà dell'organo politico di valutare l'utilità di una figura ulteriore rispetto a quella del dirigente apicale e di supporto, quale invece per esempio quella del city manager. Noi chiediamo il voto favorevole a questo emendamento perché specifica bene che determinate deroghe, proprio come l'olio sullo scivolo, non si possono fare anche a fronte dell'articolo 97 della Costituzione. Grazie. Grazie. Non metto in votazione l'emendamento 9.143 Dieni, parere contrario di Commissione e Governo, si rimette all'Aula il relatore Sell, favorevole relatrice 5 Stelle. Aperta la votazione. Dall'Osso, Palmieri, Bolognesi, Luigi Gallo, Pilozzi, Bolognesi ha votato, Pilozzi, Rabino, Pilozzi, proviamo ora. Bene, San Francesco. Chiusa la votazione. La Camera respinge. 9.144 Dieni. Parere contrario. Onorevole Baroni, prego.